fortuna. La televisione mi ha aiutato in questo, mi ha dato la possibilità di farlo, vado avanti, poi ci sarà sicuramente un ritorno a tornare come al futuro, penso. A meno che noi, parlo di noi radiomotori, non parlo in termini molto, o siamo in sedere dalla nostra sedia, veniamo a partecipare ad eventi e anche a manifestazioni commerciali di un certo tipo, che sono a vostro per voi effettivamente specializzate. Se no, tra avere la passione e voglia di lavorare, allora questo porterebbe a un ritorno nel passato di qualche anno fa in cui non c'era più questa nostra realtà. Io ho una certa età, non vedo dietro di me, se non Stefano, delle grosse forze di giovani, però c'è tanta passione. L'incentivo è tramite voi, ragazzi, cioè tramite voi, tramite anche la gente giù, io ho parlato di vari e non fa bene sto microfono. Perché effettivamente non credevano alla nostra realtà della CTU, innanzitutto perché se ne stanno accorgendo. Ben. Insieme a quella, quella di loro che possono presentarsi a gente che sa, esperta, che tecnicamente possono confrontarsi, a discapito dell'altra parte di fiera che ci aiuta commercialmente per sostenere questa, sì, voglio dire, manifestazione, fantascina, ma a cui noi poi fantascina, se proseguiremo, potremo anche staccarci e andare per la nostra strada con le nostre gambe. Sì. Questo era il messaggio che vi lancio, noi andremo avanti, io e tutto il mio gruppo, anche se con fatica, e aspettiamo da voi solo collaborazione e stima e rispetto anche del lavoro che facciamo. Di altro non vi chiedo, quindi buon lavoro ragazzi. Applausi. Il regista al rumore, il regista. Applausi, ci dice. Ringrazio il film muto. Ridete. Buongiorno a tutti. Allora, io sono Stefano, capo 2Way, per chi non mi conoscesse ancora. Faccio parte del gruppo di Charlie November 3 Alpha, ogni tanto è anche giusto ricordarlo. Volevo ringraziarvi per aver partecipato così numerosi. Vi dico subito che, a differenza diciamo di altri anni dove avevamo problemi, chissà se la facciamo ancora, chissà se non la facciamo più, rifaremo la Contest University ancora per qualche anno. Ali. 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 Come drive in, diciamo, tra sponsor, amici, parenti, conoscenti, e diciamo anche molto in sala, che ci da ridere ancora, ma le va a sparcare il lunario. Ti sembra che mi metta le tue corna? Eh sì, è come lui, come le per qualche anno ancora. Volevo ringraziare tutti i partecipanti, volevo anche fare un invito, ma tu riprendessi una bella fiera. Se qualcuno volesse essere relatore per delle relazioni tecniche, adesso abbiamo visto le bellissime relazioni sulle spedizioni, sui fiori, il mare, tante cose, abbiamo parlato anche di tecnologia. Ora inizia la Contest University, che è con un obiettivo, quello di trasferire, no, bravo, no, compra le esperte, vedere posti bellissimi, corna... ma le UNIFF. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi dei relatori molto importanti, giusto per scorrere insieme il programma. Abbiamo sempre Delta 4Charlie, stazione da Contest Prospect di Capo Verde, rappresentata da Luca e K2LCJ. We have the pleasure to have here Don Eco Sugar 5 Tango Victor with the big very big contest station in the northern Europe, not only is a very keen guys, and I'm very happy to have here with us Donno, and I want to give my apologies to all the editors that we don't understand exactly Italian, but anyhow this is Italian Contest University, so the problem is that we don't understand English also, or just a little bit, so this is the story. But anyhow, I want to extend my wish also to other guys that are traveling abroad from Italy, the team of Eco Delta One Radio, we will have here, is represented by Jesus. Eco Charlie One Kilo Radio, and I want to extend my thanks. E poi avremo invece, secondo me, una persona molto importante per il nostro hobby, tra le sette sera Whisky X, Giancarlo, ci racconterà una
presentazione secondo me veramente molto tecnica, alcune idee che ha sviluppato in questi ultimi anni per modificare apparati da, che noi usiamo per i contest, quindi l'FT1000 piuttosto che il K3, e quindi è veramente un piacere avere qui anche Giancarlo, che ringrazio tantissimo. Qualche indicazione? Allora, intanto per i relatori prego di tenersi agli orari, come sapete cerchiamo di essere abbastanza rigidi su questa cosa.